L'Homo erectus, nel discorso occidentale, è l'uomo che sta in piedi o si regge in piedi. Stare vale a reggersi, a tenere in piedi. L'uomo eretto ha due facce. L'uomo della ricerca e l'uomo dell'impresa, l'uomo della logica e l'uomo del fare, l'algebrale e il geometrale, l'intellettuale che non intraprende e l'imprenditore senza intellettualità sono le tarde figure impossibili dell'Homo erectus. L'uomo della ricerca non regge la vita, e così l'uomo dell'impresa. Il filosofo e l'homo faber sembrano incompatibili. Nel discorso greco i tecnici non possono accedere alla filosofia. Per Borges, con ironia, se il venditore di patatine fritte vince il premio Nobel per la letteratura, gli tolgono pure il saluto. L'uomo della ricerca algebrizza e l'uomo dell'impresa geometrizza. L'uomo dell'algebra è l'uomo della geometria, l'uomo che detta e l'uomo che esegue, entrambi non reggono. La non reggenza dell'uomo, ignaro che è la parola che regge, è la parola che tiene, ebbene questa non reggenza si chiama prostituzione, alcol, droga, guerra, stupro, assassinio. Reggere. Dirigere in linea retta, regula rectus, reggere fines, tracciare le frontiere, senso fisico e morale, e poi avere la direzione o il comando di. Rectus, si dice, sia di una linea retta orizzontale che di una verticale, tra l'altro. In questo ultimo senso si oppone a deiectus, supinus. È l'idea di verticalità, più precisamente di perpendicolarità, che si trova anche in rigo, corrigo, erigo, ergo, subrigo, surgo. L'idea di orizzontalità è in dirigo, dirigo, porrigo, porgo, pergo. Surgo è stato utilizzato nel senso assoluto di levarsi, drizzarsi. Porrigo, di stendere in avanti, tendere la mano. Pergo, dirigersi. Attraverso, proseguire la propria rotta, continuare di. E da surgo, assurgo, insorgo. Insurrexio, resurgo, sino a risorse, resurrexio, resurrezione. Allora le cose reggono o tengono, stare e tenere in piedi, dritto, come abbiamo accennato. Ebbene, ecco la questione di questa nota, reggere. Humanum genus duobus regitur. Il genere umano è retto da due modi o misure. Come misure è la traduzione proposta da Pierre Legendre, psicanalista e giurista. E così le istituzioni si reggono su questa frase di Graziano, monaco camaldolese, eremita, priore, quindi di un uomo di un certo strato sociale o lignaggio.
I Romeo e Giulietta, i giovani sono dello stesso lignaggio. Ebbene, l'homo erectus non si regge, no? E richiede di essere eretto. L'erezione dell'homo erectus non regge. La perpendicolarità non regge. Regge forse la verticalità, in un altro senso, come figura impossibile dell'apertura. Humanum genus duobus regitor. Il genere è eretto, quindi non regge da sé. Il genere umano, l'umano, anche come genere, non regge. E gli viene appioppato il pioppo, il bastone, lo shaft per tenersi. Ed è il diritto romano-canonico. Questa è la formula della concordia di canoni discordanti, in cui nasce questo diritto sulle cui basi tutt'oggi sono costruite le istituzioni. L'uomo è governato, dominato, signoreggiato dal due eretto sistema, duobus, eretto o procede dal due? La falloforia non regge, l'erezione non regge, il primato del fallo non regge, è minacciato dall'invidia del pene e dalla protesta virile, la protesta fraterna. Perpendicolari, l'impotenza, le cose e il coso non reggono, le donne e il letto, le donne e la clinica, non c'è potenza e impotenza per le donne. E perché allora l'accettazione femminile della falloforia? Sottomissione delle donne o sovrammissione degli uomini? La critica della rettitudine di Adriana Cavarero è l'elogio dell'inclinazione al femminile o dell'inclinazione in quanto femminile rispetto alla retta, alla rettitudine, all'erezione. È una clinica della parola o del discorso ginecologica? Graziano, il priore, la cui storia è ignota, non è rimasto nulla di biografico quasi, umbro, Graziano ha bisogno del genere umano. Oggi il genere definisce la differenza dei sessi e nega la differenza sessuale. Non ha scritto Graziano gli umani sono eretti, ma il genere umano è eretto. La generazione, il genere, posto in alto ed innanzi, richiede che il due regga, ovvero, se c'è questa richiesta, è perché questa idea del due, il sistema stesso, in Aristotele, non regge. Il sistema dell'erezione, della rettitudine e dei suoi errori tecnici è la falloforia come sistema del due. È un'altra costellazione, ma concerne la stessa questione, quella del sistema, dell'impalcatura del due, dell'impalcatura dell'apertura, ed è la questione chiusa, la sillogistica di Aristotele. E quando il genere procede dal due, dal cielo della parola, da corpo e scena, allora si dissipa la falloforia. C'è chi chiede come ce ne usciamo. Se cerchiamo di uscirne, rimaniamo prigionieri. Questa è la clinica dei fantasmi. Se
si tratta di dissipare la fallosforia, e si può dissipare poiché è un'impalcatura, è una fantasia. Per falso nesso pone la questione aperta, non la questione chiusa. L'amore folle, l'innamoramento assoluto di una vita, senza condizioni, l'amore che poggia sullo sguardo, anche in Dante e Petrarca, l'amore del cavallo pazzo o dell'Orlando furioso, risiede ancora nella fallosforia. E quindi il verdetto è tragico, la vita è infernale, non regge, non ti reggo, questo amore non può reggere, e la donna è in posizione di figlia o di madre, e non ancora di donna, appunto. Nella mascherata, nel carnevale della vita, carne levare o carro navale, l'etimo, la posizione impossibile è questa nella mascherata uomo-donna. Le donne, le antiche corti, le donne, gli amori, io canto, non di principesse e principi, Ariosto, no, di donne e cavalier, gli antichi amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto. Che conclude, tra l'altro, il suo Orlando Furioso con questo altro canto: ad ascoltare aspetto chi di l'istoria mia prende diletto. Non divertimento. Il diletto non è la diversione. Gli uomini fanno le guerre e stuprano per un sostituto, per una briciola di amore posticcio. L'impalcatura non regge, anche l'impalcatura delle guerre planetarie. La Chiesa e l'esercito non reggono. I costumi, ossia il diritto romano, e il Vangelo, ossia il diritto canonico, non reggono. Di certo non regge la canna del canonico. Si potrebbe distinguere, se non sembrasse irriverente rispetto al sistema, tra falloforia e cazzoforia, masturbazione alta e masturbazione bassa. Il discorso dell'amore e della pace non regge. Il discorso dell'odio e il discorso della guerra non regge. Il dono dell'essere e il dono dell'avere non reggono. Il dono dell'amore e il dono dell'odio reggono, se vogliamo. Il dono dell'amore e il dono dell'odio reggono. La struttura della parola regge, l'inconscio regge, la dissidenza regge. Le armi della parola reggono, sono intellettuali. Non gli umani sono retti, ma la parola regge. E l'uomo, per dire così, regge quando procede dalla parola. La relazione regge come apertura, la sembianza regge, non cede alla morte bianca, agli sbiancamenti e ai pallori. Erano dei o semidei, nel mondo latino, no? Pallor e pavor, tutta qua la paura, ovvero l'ipotesi della questione chiusa. E che la cosa non regga. La questione chiusa non regge. E quando le cose non reggono, quando l'amore non regge, la relazione non regge, quando le cose sono presunte finire. Sul postulato della fine del tempo, le cose non reggono e durano quel che durano, come scrive Lacan a proposito della psicanalisi, come pratica delirante,
e non come scienza. E così l'amore delirante, quello che Philippe Sollers chiama l'amore passione, l'amore sotto il principio del pathos, l'amore patologico, l'amore malattia, come crede e immagina Stendhal, l'amore mercenario, l'amore dei sostituti. Sia Stendhal che Sollers ammettono la prostituzione. L'affanno è indice delle cose prese nella durata e non nella parola. Quando la parola si instaura e ciascuno entra nelle antiche corti a discorrere con i classici, allora per 4 ore anche Machiavelli sdimentica ogni affanno e non teme la morte e non prova vergogna dinanzi ai giganti della cultura, dell'arte e della scienza. L'affanno è proprio della reminiscenza, del ricordo, che è sempre di copertura. La veglia memorante di ogni affanno. Come cessa ogni affanno? Entrando nelle antiche corti. Qual è la porta di entrata di Freud? Si è chiesto Lacan. Il padre, il nome, lo zero. Non il nome del nome, l'entrata. L'accesso è una proprietà dello zero. Quando lo zero si instaura, allora la crescita regge e non è destinata a morire, a finire. Alcune istituzioni hanno attraversato i secoli e ci sono ancora. E non per compromesso, forse, non per un'impalcatura che regge, ma perché c'è qualcosa del testo, c'è qualcosa della parola, e questo regge. Ciò che resta dell'esperienza regge. Ma se l'esperienza è l'esperienza del discorso, non regge. Allora il miele non è predestinato al fine. Il miele dell'esperienza è ignoto per ognuno, oltre che per la Repubblica, per la città, è la qualità estrema, l'unica cosa che non lascia stremati, stanchi. Qual è lo statuto della stanchezza? È quello che gli attribuisce forse Cesare Pavese? Pavese che era preso dall'affanno che la morte avesse gli occhi di una donna? Scrisse che era stanco prima di suicidarsi. La stanchezza è la sensazione della morte bianca, del pettegolezzo, della vita senza la parola originaria. Se ci si attiene all'impalcatura ci si stanca, ci si sente stanchi. La vita della morte della famiglia o della famiglia che uccide, questa sarebbe no, la morte bianca che provoca stanchezza, tra David Cooper e Morton Schatzman. E questo al posto della famiglia originaria, la famiglia della parola, che non è la famiglia presunta di origine. La relazione che tiene, la relazione come apertura. La stanchezza è la sensazione della morte bianca, del pettegolezzo, della vita senza la parola originaria. La vita della morte della famiglia o della famiglia che uccide, tra David Cooper e Morton Schatzman, al posto della famiglia originaria. La relazione che tiene, la relazione come apertura, anche quella dalla quale procedono il filo e la corda del tempo. Nessuno può tagliare il filo, e nemmeno la corda. Non c'è neanche chi possa attaccare o staccare la spina, peraltro. I contrappassi di chi pensa di andare in pensione o in vacanza sono noti,
non nel senso di una teoria della conoscenza, ma della notazione. Annotiamo che queste notazioni Jean-Michel Vaperot li chiama risultati, no? L'abduzione che è propria del cibo intellettuale, quello che dice Machiavelli, solum è mio e per il quale nacqui, questo dissipa ogni affanno. Chi si nutre di falloforia boccheggia invece, naviga a vista, è sempre stanco, ma potrebbe anche essere iperattivo e andare come un cavallo pazzo. Solo cavallo pazzo, tra l'altro, non va come un cavallo pazzo. Non c'è alternativa, non c'è da prendere o lasciare, non c'è da tagliare il filo o la corda per sopravvivere tra l'istituto della colpa e l'istituto della pena, tra ricatto e riscatto, le due facce della vendetta e della rivendicazione, il dente perdente, ma anche il dente perdente, il dente perso, caduto, quello degli uomini eccezionali, caduti dall'iperuranio, dall'extracielo. Gli uomini e le donne eccezionali non reggono. La caduta è la sentinella dell'impossibile tentativo di togliere idealmente il punto di caduta, lo specchio. Il Dasein è senza specchio. È senza punto di caduta. Ecco perché è stato interrotto dalla terra come superficie d'arresto. La rettitudine richiede la rettificazione e il rettificazionismo, che risulta anche, tra l'altro, verificazionismo e falsificazionismo. Se l'ipotesi anche del decretum Graziani è che l'umano è retto, qual è lo statuto dell'umano che non si regge? L'uomo che non si regge è la teoria della messa a morte del figlio, il figlio incerto, l'umano mortale, l'umano animale, l'umano totemico e tabuico, la banda dei fratelli temuti dal balbuziente, il fratello traditore della loro lingua e quindi della sua lingua, il fratello invisibile, uno straccio di fratello, il fratello stracciato, senza traccia, senza memoria, senza poesia, dalla lingua luttuosa e dolente, solo il ricordo, la caligine delle immagini corporee e la nube dei fantasmi, secondo Sant'Agostino. L'amore non si scrive nella durata e vive nell'eternità dell'istante. L'amore è originaria e pertanto senza origine. L'amore regge.